Siamo alla vigilia di una doppia rivoluzione per i trasporti in Abruzzo. Da un lato lo sviluppo del porto di Ortona, ancora in attesa del dragaggio, dall'altro la gara europea per il trasporto pubblico locale nel 2020. In questo contesto si inserisce l'innovativo ITS MOST, l'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile, che a ottobre avvia il primo corso biennale con cui diplomerà i primi 20 supertecnici per la gestione del trasporto di merci e persone. Un'occasione ghiotta per chi è in cerca di lavoro e intende specializzarsi in un settore in espansione. Anche con l'e-commerce è stato sottolineato in municipio a Ortona durante la presentazione da parte dei vari soci della fondazione, il presidente Alfonso Di Fonso. Sarà un esperto soprattutto sulla mobilità delle merci, intesa anche come mobilità e-commerce, quindi nel caso delle merci sarà la gestione soprattutto delle merci dell'ultimo miglio, quindi la mobilità via internet. E per quanto riguarda i passeggeri, oggi siamo alla vigilia della rivoluzione copernicana, almeno in Abruzzo, ma in tutta Italia, perché il regolamento europeo prevede che nel gennaio 2020 tutti i servizi dovranno essere messi a gara. Quindi tutte le aziende si stanno organizzando per arrivare a questo appuntamento preparati. Quindi la figura del tecnico sarà una figura di supporto per determinati ambienti all'interno delle aziende, quali statistica, quali e-commerce, quali il controllo dei flussi dei passeggeri. Più competenza, più occupazione. Questa è la mission del corso che si svolgerà nell'Istituto Acciaiuoli Einaudi Capofila, in collaborazione con gli istituti professionali Mattei di Vasto e Volta di Pescara e gli Atenei dell'Aquila, della Sapienza di Roma e di Macerata. Questi ultimi riconosceranno i crediti formativi per proseguire gli studi universitari. Il preside Marcello Rosato. Per il territorio di Ortona e per i nostri ragazzi rappresenta il momento finale di una formazione tecnica specifica, credo unica sul territorio in Abruzzo e fortemente professionalizzante per quanto riguarda proprio occupabilità e posti di lavoro. Il corso vedrà impegnati 20 allievi per un totale di 1.800 ore, 800 in aula, 400 in laboratorio e 600 in tirocinio aziendale. L'iscrizione è gratuita, in quanto l'ITS è finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR, l'assessore regionale alla formazione Marinella Sclocco. Parte l'ITS sulla logistica e sui trasporti, che ha come scuola capofila il nautico, ma naturalmente ci sono anche altre scuole che fanno parte della fondazione, c'è il polo Inoltra, c'è il comune di Ortona, insomma una filiera intera di imprese che racconteranno, diranno, chiederanno all'ITS di formare dei profili altamente specifici che poi serviranno alle imprese stesse per crescere. Un circolo virtuoso a favore non solo del territorio e del tessuto imprenditoriale locale e regionale, ma naturalmente a favore dei ragazzi che verranno formati su richieste specifiche delle imprese stesse. Per cui noi abbiamo delle grandi aspettative rispetto agli ITS. La formazione è totalmente pagata dalla regione, che investe 1 milione di euro per gli ITS, quindi, come dire, abbiamo scommesso su questo settore, su questo territorio, a favore però di tutta la regione.